Buongiorno, buonasera, a seconda ragazzi, Phoibos, brand sempre molto interessante, andiamo a vedere un modello appena uscito. Ragazzi, iscrivetevi al canale, campanella per non perdervi i contenuti futuri. Per quanto riguarda il video, commentate e pollice su, account Instagram, iscrivetevi anche in privato, come sempre il tutto solo se vi va. Ragazzi, partiamo. Il mondo dei micro brand è sempre più vasto, sempre più ampio, bisogna iniziare a fare delle cernite, a fare delle divisioni, a fare dei sottoinsiemi. Io ho deciso, concedetemi il termine, di coniare il micro brand strutturato come terminologia per definire quei micro brand che sono già sul mercato da qualche anno, che hanno differenziato molto nel tempo le loro linee, che magari, anche se come nel caso di Phoibos, sono partiti omaggiando con qualità chiaramente, ma omaggiando fortemente altri modelli, poi nel tempo hanno strutturato un loro pensiero, una loro linea, un loro design. Micro brand che hanno feed positivi, che hanno affisionatos, che hanno orologi che vanno in sold out o comunque vengono venduti molto velocemente e non li ritroviamo poi sui vari siti in super sconto. Per me questo micro brand strutturato, per me questo è Phoibos, per esempio, potrei dirne altri, ma parliamo in questo momento di Phoibos. L'orologio che vi farò vedere fa parte, è uscito da pochissime settimane, fa parte della linea Eagle Ray e il 200 metri compressor. Per quanto riguarda, ragazzi, guardate il video fino alla fine perché poi vi dirò esattamente quello che penso dell'orologio e vi parlerò anche di prezzi. Confezione, packaging, un packaging non dico anonimo, però è il solito. Io ne ho recensiti 4, forse 5 di Phoibos, sempre il solito, quindi scatoletta di carta nera anonima, si apre, dentro troviamo il cubo con una piacevole texture, cubo nero con questa texture piacevole, con l'indicazione Phoibos in blu, bella cangiante, leggermente gommata la scatola, da questa sensazione, si apre e dentro cosa troviamo? Vabbè, l'orologio che è assolutamente ben pellicolato, lo vedrete spellicolato adesso, ma è ben pellicolato quando lo riceverete, adagiato nel suo cuscino, e poi chiaramente la parte cartacea che ci interessa davvero molto poco alla fine dei conti. Ragazzi, ci interessa di più invece vederlo questo orologio, quindi entriamo, immergiamoci nella lightbox girando la telecamera. Wow ragazzi, questa è stata la prima sensazione all'apertura della confezione. Ora posso raccontarvelo l'orologio partendo da quelle che sono le specifiche dimensionali: 41 mm di diametro, non è compresa, anzi non sono comprese le due coroncine, 47 l'ingombro al polso, che è una misura, devo dire, giusta, 20 la distanza fra le ansette, che vanno a delineare, quindi quella va a delineare quella che è la larghezza massima del cinturino, in questo caso del bracciale, o meglio del finale del bracciale, lo spessore inclusivo anche della leggera bombatura del vetro è di 15 mm in quella che è la sua massima dimensione, il peso 172 di grammi pre-regolazione, al mio polso 18-18,5, quindi togliendo qualche maglia scende abbondantemente sotto i 150. La qualità, ragazzi, delle rifiniture, della lavorazione, quindi della componente meccanica dell'orologio a livello proprio di lavorazione meccanica, estetica, e oramai raggiunto quella svizzera e giapponese. In questo caso la cassa è incredibilmente bella e piacevole allo sguardo, abbiamo una, vedete, una veramente finissima spazzolatura lato cassa, che poi ritroviamo anche retrocassa e nella parte anteriore delle ansette, e dei punti lucidi, in questo caso i biselli, che vanno appunto fanno da unione, diciamo così, fra le due componenti satinate. Questa spazzolatura molto molto fine dà questo effetto appunto satinato, quasi cotonato, piacevolissimo. Guardiamo adesso invece quello che è il fondello, ragazzi. Il fondello è il solito, possiamo dire solito, direi di sì, di Phoibos, ovvero un fondello presso fuso, stampato, piacevolissimo. Abbiamo il polipone coronato che giganteggia al centro, bello lucido, diciamo scritto a modo di circonferenza, ecco, diciamo così. Phoibos Automatic Watch Water Resistant 200 metri, quindi questo è il dato di WR, Sapphire Crystal, quindi vetro zaffiro, lo andiamo a vedere tra pochissimo. Un'indicazione, purtroppo il logo lucido tende a rovinarsi facilmente, vi spiego come, appoggiandolo. Se non si fa attenzione e non si ha granché cura, come nel mio caso, sono piuttosto sbadato, appoggiando l'orologio, soprattutto quando
la clasp o il bracciale va a contatto con la parte lucida, beh, si riga al solo sguardo. Vabbè, tant'è. Ritorniamo a vedere l'orologio in quella che è la sua parte, diciamo così, più importante, la parte frontale, la parte davanti, quella che esponiamo al polso. Bene, allora, cosa vediamo? Un quadrante. Viene ripreso assolutamente il layout tipico degli ultimi, delle ultime linee di Phoibos, quindi un bel degradé. In questo caso verde, ragazzi, vi rimando al sito, esiste anche in altre colorazioni, che parte dal punto più chiaro centrale andando verso a inscurirsi verso la parte esterna della circonferenza fino ad arrivare a un nero nero che più che sul quadrante lo ritroviamo sulla ghiera interna. Abbiamo gli indici che sono applicati, finestrella argentata applicata anch'essa, grande pulizia, è un sinonimo di qualità lavorativa di un produttore, questo è molto importante, ce ne rendiamo conto noi che facciamo YouTube quando recensiamo gli orologi, soprattutto facciamo le macro. Chiusa la parentesi, prima di parlare dell'effetto lume voglio parlarvi della ghiera. Ghiera è una ghiera interna, è un compressor, quindi in questo caso andiamo a svitare la corona che troviamo ore 2 e andiamo a movimentare, lo vedete, la ghiera interna che è fluida e che è chiaramente bidirezionale. Un altro feed importante che vi indica la qualità costruttiva è proprio quando si svita o si riavvita o si sgancia, ecco, il componente corona. Anche in questo caso hanno lavorato davvero molto bene. Effetto lume piacevolissimo, l'indicazione è 15 strati di Super Luminova BGW9, 15 strati. Io mi aspettavo l'effetto, più che l'effetto wow, l'effetto Zenos, che oramai è diventato il mio punto di riferimento per quanto riguarda almeno quel parametro. Non lo raggiunge, ma è molto molto buono. Pasta applicata in modo sapiente, non ci sono sbavature, tantissimi punti lume anche sulla ghiera. Ragazzi, il vetro, io stavo dimenticando, il vetro è un vetro zaffiro con 3 strati di antiriflesso interno, leggermente bombato, doppia cupola al sole, davvero strepitoso. Corona a ore 4, invece abbiamo praticamente la corona che va a movimentare, va a regolare, forse è meglio dire, il movimento Seiko NH35. So che borbotterete perché è un movimento oramai sdoganato, lo si trova su tantissimi modelli, ma probabilmente per un micro brand che vuole comunque contenere il costo finale e vuole dare comunque all'utente finale un movimento che ha delle discrete, come dire, specifiche e che non si rompe. Questo è fondamentale, perché Seiko NH35 io ne ho avuti tantissimi, non ho mai avuto un problema, forse è la soluzione migliore. Loro costa pochissimo, secondo me loro costa nell'ordine di 10-15 euro comprarlo per poi incassarlo. A noi codice fiscale costerebbe 30, 35, 40 euro al massimo comprandone uno su internet. Vabbè, mi sto dilungando, chiusa la parentesi. E quali sono le caratteristiche? 21.600 alternanze, fermo macchina, ricarica automatica, possibilità di ricarica manuale, 24 i jewels, 41 esattamente le ore di riserva dichiarata di questo movimento. Ragazzi, prima di andarlo a provare direi di dare anche un'occhiata a questo bel bracciale. L'amico Giovanni di Watching Time, che saluto, mi ha detto: allora, il bracciale stile Omega Seamaster mi piace e non poco, il problema è che se non è fatto, se non dà quella sensazione di qualità, rischia di risultare molto cheap. Non è il caso, concordo con lui con questa, insomma, con questa sua idea, ma non è il caso nello specifico. Innanzitutto le maglie sono piene, lavorate ottimamente, effetto di nuovo spazzolato, riprende la qualità della spazzolatura della cassa, la ritroviamo appunto anche sul bracciale. Componenti, ci sono dei punti lucidi, delle bande lucide nelle due componenti semicentrali di ogni maglia. Poi tra l'altro dovrei, sì esatto, non mi sbagliavo, abbiamo, vediamo se riesco a farvelo vedere, se no ve lo farò vedere con una macro, abbiamo le viti, non abbiamo i pin a pressione ma a vite, e quindi questa è una cosa che a me piace sempre particolarmente. La chiusura è una bellissima, in questo caso chiusura a 3 componenti, anche questi vedete, c'è poco da dire, sicuramente ben realizzata, deployante con apertura pulsante di rilascio, e io direi che l'orologio l'abbiamo raccontato, ragazzi, andiamo a provarlo. Ragazzi, eccolo al polso, piacevolissimo anche alla posata, quindi prova superata. Non è l'orologio di per sé leggerissimo, ma
con il fatto di avere la corona ore 2, la corona ore 4 e non la corona ore 3, non punta, vedete, non abbiamo la corona che punta verso la mano quando si piega fondamentalmente il polso. Questo è l'effetto del 41 sul mio polso da 18,5/18, sto dimagrendo, una via di mezzo tra le due misure indicate. Bello, bello il degradé, bello il layout, bello il bracciale, insomma mi è piaciuto anche tenerlo al polso. Giungendo alle conclusioni, ragazzi, non voglio essere ridondante, quindi non voglio stare a ripetere tutte quelle che sono le qualità dell'orologio che ho poc'anzi descritto. Non trovo reali difetti, questo orologio non ha difetti. Posso dirvi che se io allineo su un voto medio 9 tutto l'orologio, chiaramente rapportandolo al prezzo che vi dirò tra poco, l'effetto Superluminova, soprattutto leggendo la scheda, ovvero 15 strati di Superluminova, poteva essere da 9, invece secondo me è da 7, nonostante sia ottimo. Purtroppo io ho sempre Zelos in mente, quindi diventa difficile un paragone, per il resto l'orologio è veramente ben fatto. Il movimento, il Seiko NH35, lo ripeterò all'infinito, finito, è un buon movimento, sarà presente su troppi orologi, tutto quello che volete, ma io ne ho tantissimi, ne ho avuti tantissimi, non ho mai avuto un problema, non ho mai avuto mezzo problema con il Seiko NH35, quindi non vedo qual è il problema di, insomma, non avere l'alta frequenza eccetera, soprattutto su un orologio che costa di fatto $360, si traducono in 300 euro. A 300 euro questo orologio vale la pena oppure no? Secondo me, calcolando com'è l'orologio e la qualità di tutto, secondo me sì, è assolutamente strapromosso. Io spero vi sia piaciuta la recensione, l'orologio. Un saluto, alla prossima, ciao!